Buonasera, quinto appuntamento di tutto Salernitana speciale calcio-mercato. La Salernitana ha lasciato il ritiro qualche giorno fa, il ritiro di Rivisondoli. Domani pomeriggio alle ore 18:30 sarà, quindi si allenerà al Meri Rosi, dove si aggregherà anche Daniluk, che era fuori per licenza straordinaria, avendo lui disputato con la sua nazionale, quindi l'europeo, con la sua nazionale austriaca. Chiaramente, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a Tonghia, l'ultimo acquisto, mentre Domenica invece è arrivato anche Dal Monte, che è un trequartista, prelevato dal Vicenza, 2 anni di contratto, quindi è un giocatore che arricchisce un po' quello che è il potenziale offensivo della Salernitana, mentre, da allora, da domenica sera, nessun volto nuovo e, diciamo, è stato visto, è stato comunque ingaggiato, è stato comunque, ufficializzato dalla Salernitana. Quindi, questo significa proprio il mercato che sta avendo davvero tante difficoltà, Petracchi, il direttore sportivo della Salernitana, a operare sia in uscita che in entrata. In uscita sì, sappiamo dei nuovi volti nuovi che sono i volti noti che sono usciti, hanno lasciato la Salernitana, oltre Pasalidis, Gomber, Ciuanà, Pirola, Iquimesi e Moto. L'ultimo è stato Motok, che si è accasato alla Tenis Kallithea, quindi, squadra di massima serie, greca. Poi da lui, cioè, chiaramente bisogna sfoltire ancora la rosa sulle casse della Salernitana, diciamo ci sono contratti ancora pesanti che vanno comunque pesano appunto sul monte ingaggi della Salernitana, c'è cioè, i contratti di Michael, di Sepe, di Bonazzoli, che comunque sono loro che devono maggiormente trovare sistemazione per poter far sì che la Salernitana possa operare anche con nomi notevoli, perché nomi notevoli di spessore non ne sono arrivati, quindi bisogna chiaramente, gioco forza, prima smaltire. Prima, diciamo, operare una cernita nelle uscite e poi, magari trovare il colpo da 90. Ne parliamo con Gaetano Ferraiuolo. Buonasera Ciao Gaetano. Luca, buonasera a tutti. Allora Gaetano, mi sono un po' soffermato sulle uscite. È chiaro che, sì, tanti no, è arrivato Gentile, è arrivato Nio, è arrivato Tonghia, è arrivato anche Dal Monte, giocatori che tutti e quattro provengono dalla Serie C. Però i tifosi non sono contenti, intanto gli abbonamenti comunque, nonostante l'avvio flop del mercato, stanno comunque, 700 mi sembra, 690, 700, comunque la risposta non è una risposta comunque notevole, massiccia da parte della tifoseria granata, noi ricordo, eravamo abituati a ben altri numeri, ricordiamo scorso anno ben 11.000 gli abbonamenti, quest'anno ce li sogniamo. Complice Gaetano, sicuramente una campagna di rafforzamento davvero, davvero deludente. Eh sì, perché poi è vero che c'è tempo, ma è passato quasi il primo mese e sono arrivati quattro giocatori che sulla carta dovrebbero essere, forse tranne Dal Monte, quattro riserve, tutte e quattro a basso costo, tutte e quattro dalla Serie C. Dopo vedremo una schermata, perché effettivamente bisogna che Iervolino faccia chiarezza, perché gli introiti ci sono, il tesoretto in teoria c'è già, come mai dopo 26 giorni di mercato Petrachi non ha ancora la possibilità di operare? Perché solo tra Pirola, Iquemesi, tutti gli stipendi già risparmiati, senza mettere in mezzo il paracadute, non posso credere che ad oggi si faccia fatica a prendere anche. Cioè, questa squadra numericamente ha bisogno di almeno due difensori centrali, a meno che non restino Lovato e Bron, ma insomma, servono due difensori centrali, servono gli esterni. A centrocampo dovesse andare via Castanos, resta solo Maggiore, la Sanà c'è, ma è come se non ci fosse. L'attacco è tutto da rifare. Fra 20 giorni c'è la prima partita ufficiale e c'è il rischio di ritrovarsi in campo con calciatori che si guardano la gamba perché sanno che devono andarsene. Lo stesso Petrachi non sarà soddisfatto, ma se Petrachi non batte un po' i pugni sul tavolo diventerà anche lui responsabile di quello che sta succedendo. Eh sì, è responsabile perché fino a un certo punto noi possiamo dire ok, Petrachi non ha fatto la squadra, chiaramente però nemmeno di quei firmati contratto sapevi che la Salernitana doveva smaltire la rosa per l'autosostentamento, che va predicando il presidente, cioè bisogna vendere perché se si vuole comprare, cedere per acquistare, altrimenti il mercato della Salernitana sarà sempre fermo al palo. I grossi nomi, diciamo sul taccuino del 10,
Udinese c'erano i grossi nomi, c'erano i nomi, diciamo, di prima fascia, c'era Tutino, c'era Coda, c'era Van de Putte, però alla fine questi giocatori si sono accasati, resta ancora il sogno Tutino, che sembra che aveva trovato anche l'accordo di massima con la Samp, il mercato bloccato, e potrebbe esserci questa speranza, però la speranza è sempre comunque legata alle uscite, all'uscita di A, che l'attaccante senegalese, che sappiamo benissimo che l'attaccante della, questo quando è bello, quando è il bello della diretta, che c'è Siri che quando poi la chiama non risponde mai, adesso all'improvviso si mette a parlare, va bene così. Allora, dicevo, bisogna operare l'uscita di A, che mi sembra ci sia la Lazio, ci sono qualche club anche estero, però nicchia. E purtroppo Tutino arriva solo se parte di A. Iervolino deve chiarire se lui sta chiedendo a Petrachi di vendere per poter recuperare quello che ha speso, venderla e poi andare via, oppure se vuole fare anche un po' il bene della Salernitana, perché è la terza sessione di mercato che si dice che l'ingresso importante in attacco scaturisce dalla partenza di DA, però Ciaunà è già andato via, in quei mesi è andato via un attaccante, dovresti Pirola andare. È andato via. E certo, quindi ci sono assolutamente ci sono delle risorse economiche, ripeto, dopo vedremo una schermata che chiarisce le cose. I quei mesi, 2 milioni. Andato via. Se il presidente ha detto io voglio andare via, voglio rientrare di quello che ho speso, me lo metto nella tasca più il paracadute e vado via, è una scelta imprenditoriale legittima, ma basta con questa tarantella, con questa cantilena che bisogna prima vendere. La Salernitana non ha venduto ancora i pezzi pregiati, ma non è una società che si muore di fame, è una società che ha introitato in un mese e mezzo diverse decine di milioni. Tutino è un giocatore che l'anno scorso ha fatto 20 gol, come tu vuoi vendere di A 16 milioni, che viene da un'annata pessima, Tutino a 3 milioni in Serie B, 20 gol è una cifra che ci sta. Certo. Se la Sampdoria, che ha difficoltà societarie, ci sta provando in tutti i modi, non capisco com'è possibile che una squadra che ha il paracadute non possa andare su un calciatore che con le condizioni giuste, e che oggi con un presidente che vuole dimettersi, un vicepresidente Petrucci che non sappiamo che fine ha fatto, Milan che fa tutti i ruoli, gli manca solo di andare a giocare la domenica, un calciatore di un certo livello prima di accettare Saino ci pensa due volte, perché qua c'è una confusione totale. Una confusione totale. Allora vediamo, a proposito c'è anche notizia non positiva anche per quanto riguarda Franco Tonghià, che tra l'altro si è infortunato, giusto? Notizie non diciamo confortanti per il calciatore, che tra l'altro ha effettuato, comunque ha evidenziato una lesione del muscolo adduttore lungo della coscia destra. L'atleta ne avrà per almeno 3-4 settimane, quindi sarà assente, quindi un'altra tegola, e la Salernitana rischia di partire davvero con giocatori contati e con molti dei quali con la valigia pronta. Quindi, però vediamo un po' quello che succede. Innanzitutto il sondaggio, e poi andiamo a vedere un po' le slide del mercato, le entrate, le uscite, chi arriverà, chi non arriverà, gli obiettivi, eccetera. Il sondaggio di oggi è questo, Gaetano. Allora andiamo sul sondaggio. Grazie. Allora, alla ricerca dell'attaccante, ma servono prima le uscite. Voi cosa ne pensate, amici da casa? Chiaramente vediamo nel riquadro Bonazzoli, giocatore che è richiesto dal Como, ci sono comunque delle squadre neopromosse, anche il Parma, però è chiaro che però il Bonazzoli è lì. Parliamo da un mese che lo vuole il Como, però il Como intanto ha fatto una grande squadra. E intanto Bonazzoli è ancora a Salerno, però ecco, Gaetano, è talmente diciamo lontana l'idea che se nel caso in cui malauguratamente il direttore sportivo non riuscisse a vendere Bonazzoli, mettiamo il caso, non dovesse rimanere a Salerno, è chiaro che il presidente poi deve darsi un pizzico sulla pancia, perché sono sotto contratto e deve pagare, e quindi potremmo ripartire con DA, con Bonazzoli, con Maggiore, comunque sono giocatori che hanno comunque disputato, anche se non con risultati eccellenti, la Serie A, però in Serie B sarebbero davvero un lusso. Diciamo che storta va dritta vena, come diceva qualcuno. Se tu pensi che il Sassuolo ha ancora Berardi e Pinamonti, non si parla ancora di partenze imminenti, e che ne sai che alla fine, però è un discorso che con i giocatori devi iniziare a fare adesso, perché se lo fai al primo di settembre, che hai già giocato 4-5 partite ufficiali, allora Bonazzoli questa situazione si era a conoscenza già da tanto tempo.
Aver preso un direttore sportivo in questo ritardo ha comportato l'inizio delle chiacchierate durante un ritiro. Se al posto di perdere tempo con la Brera e con tutte queste trattative che poi sono sfumate, ci si muoveva in anticipo e il tempo lo permetteva, oggi probabilmente il caso Bonazzoli non esisteva. Bonazzoli guadagna 2,9 milioni di euro lordi, che sono cifre astronomiche anche per la Serie A, considerando che è un giocatore che negli ultimi 2 anni ha fatto 3 gol. E io penso che è molto difficile, a meno che non partecipi al pagamento dell'ingaggio, e non so se Iervolino sarà d'accordo, è difficile. A questo punto, chiami sto calciatore, gli fai un discorso, comunque come hai detto tu, se non lo vendi lo devi pagare lo stesso, Appunto, stai pagando in questo momento, tanto voglio vale che lo inizi a motivare già da adesso. Su DA, alla fine io penso che dire. sotto Sotto, sotto la squadra la sì. trova. Bonazzoli, cioè il Como che ha preso Belotti e che ha la potenzialità per prendere giocatori di medio-alta fascia, non penso che va a spendere 3 milioni di euro per Bonazzoli. Lo stesso Parma che ha tanti giovani che l'anno scorso hanno fatto bene, cioè Bonazzoli se va in Serie A va a fare la riserva e chi paga quei soldi? Quindi, visto che secondo me Bonazzoli per causa di forza maggiore è uno di quelli che potrebbe restare, già da oggi secondo me bisognerebbe costruire intorno a lui questo attacco, perché sai, se tu riparti già da Bonazzoli in Serie B motivato, hai in casa quello che in questa categoria potrebbe fare la differenza. Vediamo invece a proposito la probabile formazione, quell'11 che potrebbe scendere in campo. Ricordiamo la Salernitana tra 20 giorni scenderà in campo una gara ufficiale con lo Spezia in Coppa Italia. C'è una probabile formazione, un probabile 11 attuale chiaramente in base alla situazione, che vediamo anche il Muji preoccupato. Oggi la Salernitana giocherebbe così, con Sepp in porta, Genini, Lovato e Bron al centro, Gnò a sinistra, Gentile a destra, Maggiore Legosca al centrocampo, i tre, diciamo, Valencia, Tonghia e Sfait, Mamma mia. dobbiamo aspettare Simi come unica punta. Chiaramente il modulo è quello che è sicuro, che età nel 4-2-3-1. Sì, tra l'altro si sceglie un allenatore che fa un modulo completamente diverso da quello che è stato sempre fatto e quindi a maggior ragione dovresti muoverti sul mercato. Se fai un ragionamento molto semplice tra chi deve arrivare e chi andrà via e va sostituito, servono almeno altri 12-13 giocatori in entrata. È ovvio che a questa squadra manca, cioè rimanesse Castanos il problema sarebbe risolto, perché Castanos può giocare a destra, a sinistra, Ormai trequartista però. Castanos, credo che domani, massimo dopodomani, non so se lui adesso è in Grecia perché ha avuto 2 giorni, Satana ha soffrito 2 giorni di riposo, dovrebbe ritornare domani a Salerno, probabilmente no, destinazione Verona. Quindi Satana prenderà altro 1 milione di euro, tra l'altro, che entreranno nelle casse della Salernitana. Quindi diciamo che, come dicevi tu, poi vedremo anche, anzi vediamolo adesso, quello, il, com'è È la... una schermata su tutte le entrate di questo mese e mezzo. Ecco, vediamo un attimo questa schermata delle entrate, ecco, No, in non è casa. questo. Non è questa qua, che c'è proprio una... Queste sono le uscite, il mercato, eccolo. Queste sono le situazioni mercato. Questi qua? Sì. No, cioè c'è un elenco di. Eccolo qua. Ecco qua, cedere prima di acquistare, ecco quanto incassate nell'ultimo mese e mezzo, 25 milioni di euro di paracadute, metà a giugno, un'altra parte ad agosto, inizio campionato, diciamo la prima giornata, 2 milioni dal Genoa per Boiner, 4 milioni e mezzo euro dall'Atalanta, ultima rata per Ederson, 1 e mezzo di euro dal Napoli per la seconda tranche per Mazzocchi, 400 mila euro dal Perugia per Iannoni, 3,5 milioni di euro per Pirola, 1,9 di euro per Iquimesi, 3,2 di euro ultima rata da Zon 30 giugno, oltre 20 milioni di euro di stipendi risparmiati tra fine contratto e fine prestiti. Quindi chiaramente quando risparmia Zidane risparmia un bel gruzzoletto. Ecco la domanda, restiamo sulla, grazie regia, sulla grafica. Gaetano, è la cosa che ti viene, la domanda che sorge spontanea anche da casa, è come mai bloccato il mercato? Cioè, ok, tu hai tutte queste entrate, ma cosa servono allora 25 milioni di paracadute, che dovevano servire non tanto a pianare, a ripianare il debito, il rosso nel bilancio, ma a fare la squadra? Di solito questo servono, questi soldi. Intanto hai preso 25 milioni, li prenderai e bloccherai, ok, toglierai il rosso. Poi gli altri soldi che ne facciamo? Li vuoi incassare senza fare una squadra, accontentandoti di parametri zero e prestiti? Questa è l'unica domanda alla quale Petrachi non ha risposto, perché se lui dice devi vendere e per acquistare, ma i 3 quarti di quello che in introiti mi va nella tasca o lo metto a disposizione della società per ripianare le perdite, allora qua siamo in difficoltà, perché qua nessuno vuole fare i conti in tasca, però se Iervolino adesso resta proprietario vuol dire che
non ci vuole mettere niente, ci vuole anche tra virgolette guadagnare. E in questo modo, insomma, il paracadute è sempre stato il grande vantaggio delle retrocesse. È sempre stata una cosa che tra virgolette falsava i campionati, perché chi scendeva da là poteva permettersi grandi colpi. Qua a Salerno sembra che è diventata una cosa secondaria. Il Mantova, che è una neopromossa, che 2 anni fa era retrocesso in Serie D e fu ripescata, ha preso Aramo e Mancuso dalla Serie A, che magari saranno un po' in fase calante rispetto agli altri anni, ma per una neopromossa che non ha tanti Anche la soldi, Serie A aveva seguito Aramo e sarebbe stato se l'è fatto comunque soffiare dal Mantova. Quindi, c'era il Mantova. Iervolino, facendo in questo modo, non solo allontana ulteriormente i tifosi, 700 abbonati è un dato emblematico, ma dovrebbe spiegare Petrachi quanto può spendere di quello che incassa, perché è veramente incomprensibile. Qua se facciamo la somma arriviamo quasi, secondo me, se non oltre 40 milioni di euro. Ne ha già risparmiati 20 per il monte ingaggi. L'anno scorso il Parma, per vincere il campionato, ha fatto un monte ingaggi da 20, 60, da 26 milioni e 9, sì. ha investito una barca di soldi. Facciamo un altro esempio: 60 milioni a pagare, il Benevento di Vigorito ha fatto la Serie C per 10 anni. Non è che Vigorito a fine anno si tirava indietro, anzi spendeva ancora di più fin quando non ce l'ha fatta. Questo è l'unico caso al mondo dove una retrocessione ben ammortizzata col paracadute è accompagnata da un ulteriore ridimensionamento. Ulteriore ridimensionamento, che tra l'altro non fossero solo quelli il problema è anche, diciamo, attorno alla Salernitana, l'ufficio stampa che lascia, Di Giacomo, il settore giovanile ha lasciato, Colantuono non si sa che fine ha fatto. e non si sa che fine abbia fatto. Cioè, voglio dire, tanta confusione. Cerchiamo di mettere un po' in ordine, Gaetano, questa situazione, perché sta diventando stucchevole agli occhi dei tifosi, che tra l'altro hanno, tra l'altro, settimana, ecco, quando rispetto all'ultima sono usciti anche i prezzi degli abbonamenti, molti dei quali diciamo, i tifosi hanno contestato, forse la curva sud un po' troppo cara. Anche la Didi Stinde, soprattutto, non si è tenuto conto del vecchio abbonato che ha sempre contribuito, e quindi chiaramente anche qui molta delusione. A volte la sedana ha la capacità di rendere ancora più complicata una situazione. Io capisco che c'è questo ridimensionamento, non si vuole spendere soldi, però poi se il tifoso deve risparmiare qualcosa, là non si risparmia. Pensare che un vecchio abbonato, che l'anno scorso ha visto 16 sconfitte interne su 19 praticamente, una sola vittoria, gli fai uno sconto di 15 euro e lo stai prendendo un po' in giro. Cioè, nessuno dice fagli entrare gratis, ma poteva essere veramente un'occasione per dire noi siamo in difficoltà, A capite la mia proposito, situazione. Gaetano, abbonamenti 1000 è arrivato adesso. Aspetta, ho visto il dato. Abbonamenti adesso l'ho perso. Beh, comunque, più di 1000. Però se consideri che questa è riserva da solo ai vecchi abbonati, vuol dire che ad ora ci sono 10.000 persone che non hanno rinnovato. 1067. Insomma, non è un dato bassissimo, però insomma, Per quello che stiamo vedendo, insieme è oro, oro, perché per quello che mi siamo alla decima parte rispetto allo scorso anno, però siamo in B, una squadra senza un cantiere aperto, una squadra che comunque senza né capo né coda. Possiamo dirlo questo? Possiamo dirlo. Sì, anche perché poi questo Milan che fa l'amministratore, il direttore, apre le Sceglie tutto, conferenze, fa fa il tutto mare, lui. speriamo che sceglie bene, perché al momento non è che ne ha indovinate molte anche lui. Quindi voglio dire, sperando, perché davvero anche il ruolo delicato dell'ufficio stampa, noi ci auguriamo che sia fatto in modo sereno e oculato, perché è chiaro che la stampa ha un ruolo fondamentale, bisogna essere uniti, soprattutto in questo momento, Gaetano, che la situazione in casa salernitana sicuramente non è una delle migliori. Non viviamo certamente un momento felice su tutti gli aspetti. Quindi, chiaro, sperando appunto che si possa fare chiarezza quanto prima e si possa, ecco, essere un po' più sereni e soprattutto lungimiranti nello scegliere, nell'individuare le persone giuste al posto giusto, senza fare, diciamo, creare tensioni che in questo momento la società non ha bisogno, senza creare spaccature e senza creare comunque ulteriori, come dire, problematiche che la Salernitana in questo momento non ha bisogno di averne. Quindi noi ci auguriamo davvero che si possa tutto rientrare. Ce lo auguriamo sempre, però passano le settimane, anziché andare avanti andiamo sempre indietro. Quindi è chiaro che ci vogliono personaggi che hanno fatto calcio, ci vogliono personaggi, Gaetano, che abbiano avuto almeno come dire, una dimestichezza con
l'oggetto pallone, no? Con il calcio, con familiarità no? Con questo sport, perché purtroppo a volte anche si agisce forse anche di sicuramente in buona fede, però quella buona fede ti fa anche sbagliare a volte, proprio perché sei neofita, proprio perché non hai proprio la contezza, diciamo a 360 gradi per quanto riguarda questo sport, che appunto bisogna nascere, bisogna comunque comunque praticato almeno. Già l'anno scorso, quando ci fu quel brindisi con tutti i giornalisti, Milan annunciò che l'Ambiase sarebbe stato affiancato da un addetto stampa di una certa caratura, poi questa cosa non c'è stata. È chiaro che è un ruolo delicato, non lo puoi affidare a chi magari dirige il blog locale, insomma, del quartiere, bisogna darla a una persona che non è che la fa il comunicato, devi essere il referente di una società che comunque fa la Serie B e che ha un bacino di utenza importante come Salerno. In generale, questa società dimostra di essere in confusione, anche per esempio il discorso di Colantuono. Tu l'anno scorso l'hai chiamato al capestare di una squadra retrocessa, lui ha accettato e non era tenuto a farlo contrattualmente e l'ha traghettato in maniera anche abbastanza dignitosa, a parte il finale col Verona. Gli prometti in cambio di questo un ruolo importante. Colantuono ad oggi è a casa e coordina da lontano il settore giovanile. Se hai uomini di calcio con 35 anni di esperienza e tu che fai un altro mestiere ti comporti in questo modo, figuriamoci quanto si rischia di andare nella superficialità per la scelta dell'addetto stampa, perché già la settimana scorsa abbiamo visto quanto l'assenza di una persona, insomma, di un certo calibro, chi ha fatto domande e chi non le ha potute fare. Io mi auguro che vengano sciolte le riserve presto su questo aspetto, almeno per farci un'idea, perché in base anche a chi verrà scelto si capisce anche se magari c'è un minimo di volontà di riorganizzarsi in un certo modo, perché a Salerno se cambia un professionista di livello ci viene di corsa, ma se vuoi risparmiare anche là poi si fa su una scelta di basso rango. Si fa una scelta sbagliata e poi si crea tensione. Ripeto, la serenità in questo momento non ha bisogno di questo, ha bisogno di serenità, ha bisogno di operare con oculatezza e con serenità. Ecco, quindi adesso è inutile soffermarsi, la nostra trasmissione era giusto e doveroso anche questo passaggio, affrontare questo passaggio anche per sommi capi. La nostra trasmissione è il calciomercato, dovremmo parlare di calciomercato, purtroppo ragazzi facciamo fatica anche noi, perché tutti i nomi che sono accostati sono nomi, alcuni fantasiosi, molti dei quali fantasiosi, alcuni di essi veri, però comunque hanno bisogno dell'ok, no? Del beneplacito della presidenza, che in questo, del presidente, che in questo momento nicchia, anche perché Pierolini ha detto a chiare lettere alla conferenza del 3 luglio di voler andare via, quindi non so, sarà sicuramente ci sarà, dovrebbe essere Milan il presidente, almeno sulla carta, dovrebbe gestire lui fino a quando appunto la società non venga appunto ceduta a un altro acquirente, quindi che sia esso un fondo o un privato, vedremo, staremo a vedere. Intanto volevo salutare Gaetano, abbiamo una vecchia conoscenza che adesso ha cambiato lavoro, non è più calciatore né DS, ma è da intermediario, un po' da procuratore, un po' è all'estero, ha tanti talenti, giocatori, anche perché lui viaggia, lui è un sudamericano, quindi sappiamo benissimo che in Sud America ci sono talenti, giocatori davvero importanti, giocatori che possono fare anche a caso della Salernitana. Walter Lopez, buonasera Walter, grazie, buonasera innanzitutto. Ciao, buonasera a voi, come stai Luca? Bene, Come dove va? sei adesso? Guarda, adesso mi trovo in Italia, Ah, sei in Italia. sono a casa. Settimana prossima parto per il Marocco, che vado là, che sto lavorando con la squadra degli Emirati Arabi e vado là che stiamo facendo due o tre cose. Perché ho visto che sei a caso, che ho visto le magliette, quindi sei in Bravo, quelle di Lecce, giusto? A proposito bravo, bravo, bravo. di Lecce, proprio il direttore sportivo Petrachi. È un uomo che penso che tu conosca bene, sta cercando di friggere, come si dice, Il pesce con il l'acqua. pesce con l'acqua, come dice qualcuno, però sta avendo molte difficoltà perché il presidente ha chiuso un po' i rubinetti, ha stretto i cordoni della borsa, come si Non suol le ha dire. chiusi, Come? le ha tolti. Non le ha chiusi, le ha tolti Le ha proprio. tolti proprio, quindi ha proprio chiuso il rubinetto, quindi ha proprio detto ok, andiamocene a casa. No, a parte questo, comunque poche operazioni in entrata. Purtroppo la Salernitana non può prendere grandi nomi perché fino a quando non sbarca
smaltisce, non ceda giocatori come appunto Dia, che comunque pesa sul mondo in Caggi, lo stesso Sepe, anche Michael, Bonazzoli, che sono i giocatori che ripeto hanno un contratto abbastanza sicuramente considerevole. Sì, penso che il direttore Petracchi lo conosco, penso sia la persona giusta. Poi è normale che uno devi vedere anche le armi che ti danno per andare a combattere la guerra, no? Però penso che la strategia prima è vendere per poi acquistare, no? Il problema è che oggi siamo a 25-26 luglio, se non sbaglio. 26 qua in Italia. E il tempo inizia a stringere, perché poi stai fermo con la telecamera, che sono mi fanno il mal di testa. Bravo, fermati. Scusami. Ecco. No, sennò qua già stiamo ci girano e quindi scherzo. No, così. No. Ecco, bravo, vai caro. Te dicevo che deve vedere anche le armi che ti danno per andare in guerra, no? Perché prima penso che lui dovrà fare delle uscite o per fare le entrate, no? Oggi già siamo a 26-27 luglio, il tempo stringe, e poi anche se devi fare la squadra ti rimane lo svincolato, ti rimane un po' mercato, devi farlo con quello che trovi, non con quello che magari ti serve o vai a cercare te, e se fa il doppio difficile, no? Però parte tutto da questa comunicazione della società, che non si sa se rimane, se non rimane, e penso che è difficile lavorare così. No? È molto difficile, è difficile anche per Martuscelli lavorare con un giocatore con la valigia pronta, e giocatori che si tirano la gamba perché vogliono andare via, hanno altre richieste, anzi non hanno richieste, se no sarebbero già andate via, però con la speranza di andare via, tipo Dia, Bonazzoli, Lovato, Maggiore, che anche se ripeto non c'è la fila dietro, non c'è la fila non c'è nessuna fila davanti alla porta, e quindi è chiaro che bisogna qui lavorare, soprattutto il Petracchi, bravo a venderle al più presto, altrimenti il mercato della Serenana sarà incentrato su giocatori di tra fatte eccezioni di Dalmonte, giocatori giovani come Gentile, di Bella Speranza, ma comunque che puoi venire dalla Serie C, Nio, Joy dal campionato di terza serie francese, e poi anche Tonghia, che è un giocatore comunque che conosciamo bene, che ha giocato nella Juventus Under 23, che purtroppo, ripeto, non hanno esperienza di Serie B, è un campionato difficile, tu l'hai affrontato, hai giocato, sai come funziona in Italia. È un atto difficile, e la Salernitana una maglia che non è che può arrivare qualunque se la mette e gioca, perché conosciamo tutti, io ho visto le due facce della moneta, no? Io perché magari ero anche un po' pazzo io, nel momento che sono arrivato non si poteva uscire da casa, poi abbiamo vinto, però servono giocatori che un attimino di personalità ce l'hanno, perché sennò lì l'ambiente è difficile, deve prendere i giocatori, scusatemi la parola, coi coglioni, perché sennò è difficile. Il giocatore con i coglioni lo dico anche io, ormai è neologismo però in TV, però adesso bisogna affrettarsi, come hai detto tu, il tempo passa, tra 20 giorni si inizia, la Senetana non ha né capo né coda, è un cantiere aperto, molti appunto i giocatori che vogliono andare via, anche perché lo stesso Petracchi ha detto lui spera in una bonifica dello spogliatoio, non vuole nessuno dello scorso anno, perché alcuni appunto sono ancora con Musilunghi e non vogliono restare, quindi a sto punto è meglio mandarli via, sì, sulla carta, parlando così sembra facile, però è difficile, perché intanto il direttore sta trovando difficoltà proprio nelle uscite. Sì, è che guarda, ti trovi con tutti i giocatori che la verità a livello sportivo non hanno fatto bene, con molti ingaggi molto alto, allora anche chi le va a prendere, no, tira la corda verso il suo lato, no? E allora è un lavoro molto difficile che c'ha il direttore, però niente, c'ha le qualità per fare bene, solo che ti ripeto, tocca vedere con che armi vai a fare la guerra, no? Perché si può già dalla società parti male e poi tu devi scalare, no? Mi servo dopo la domanda sul mercato, vai Gaetano. Ciao Walter, buonasera. Proprio rispetto a quello che stavi dicendo tu, pubblicamente Iervolino ha detto che per questi calciatori Salerno sarà una tomba calcistica, e Petracchi ha detto più volte che sono tutti in uscita. Strategicamente però non è sbagliato, c'è una società che sa che te li vuoi vendere, che non li vuoi più a Salerno,
La richiesta te la verrà a fare il 30 di agosto a cifre basse. Non poteva essere più utile dire pubblicamente: da qua non si muove nessuno. Voi mi avete portato in Serie B, mi dovete riportare in Serie A. Allenatevi perché io non vi vendo. Anche perché fra 2 settimane probabilmente i Bonazzoli, i DA, i Maggiore dovranno giocare perché non è arrivato ancora nessuno. Non è stato un errore dire pubblicamente che sono tutti bocciati? No, sono strategie che si prendono, no? Può essere anche come può essere quell'altra che dicevi te, no? Però se la società ha scelto questa strategia ci avranno anche il piano B, no? Però è certo che qua io penso che la difficoltà che trova la Salernitana è lo stipendio di questi giocatori, perché non penso che venderà nessuno, che la Salernitana incasserà per qualcuno. La Salernitana sicuramente dovrà mettere anche qualche cosa dei soldi a livello di buona uscita per far andare via questi giocatori, e così ti alleggerisce anche te e il tuo bilancio, capito? E allora è un lavoro molto difficile, ti ripeto, che ha il direttore, si è notato per questa strategia, ma penso che loro avranno visto tutti i panorami, no? Però ti ripeto, io penso che la Salernitana per questi giocatori difficilmente incasserà soldi, e poi qualcuno dovrà dare anche una buona uscita per farle andare via, perché sennò se ti rimane lì c'era il doppio problema, no? Uno è quello dell'ingaggio e il secondo che ti rimane un giocatore che non voleva rimanere. C'hai due problemi. E poi ti volevo chiedere, se tu fossi in Petrachi, che è stato preso con una società, poi questa società non ha più preso la Salernitana e quindi è rimasto Iervolino, che però non vuole cacciare soldi. E ha chiuso 3-4 trattative, lo hanno bloccato. Prende Sottil, Sottil se ne va via, devi prendere un altro allenatore che per quanto volenteroso ha fatto una sola volta la prima squadra ed è retrocesso. Fai un ritiro in queste condizioni dove a oggi devi andare a Matera, poi spostano la data, non si capisce niente. A un certo punto un direttore sportivo fa l'aziendalista pur di rimettersi in gioco e arriva fino alla fine, o arriva il momento Chiarissimo. che batti i pugni sul tavolo e dici: ma o si fa come dico io, me ne vado. Sì, io ti ripeto, Petracchi è un direttore che c'ha tantissimi anni nel mestiere, no? Mancare del rispetto al direttore se dico o penso di come fare io, no? Io penso che lui ce l'ha tutte le capacità per far bene, però ti ripeto, lo dico per la terza volta, no? Tutto parte della società, perché se a te la società poi arriva un momento che non ti fa niente e ti bloccano la situazione per A o X motivo, poi sarà lui a prendere la decisione, no? Però ti ripeto, io vedo che lì la confusione più grande, è della società. Passo così? Volevo fargli l'ultima al Sì, volo, un vai. po' tra virgolette provocatoria, ma non verso di lui. Stiamo vedendo con Iervolino, insomma, qualcosa che non funziona qua, anzi, tante cose. Forse, Quasi forse niente. questa società di prima, quella là dei Romani, che sarà tanto contestata, non era poi così male, nonostante qualche difetto. Però in fondo lo Tito, mezza Roma e Fabiani, che tu ricorderai, striscioni, contestazioni, diserzioni. Arrivasti tu, lo stadio non andò più nessuno. L'anno dopo un'altra Fuori. contestazione, il ritiro non venne nessuno. Alla fine quella squadra dalla Serie D l'hanno portata in Serie A. Forse Salerno, tra virgolette, paga anche non aver appoggiato una società che con tutti i suoi difetti dava delle garanzie. Guarda, io non so chi per dire a chi la tifoseria della Salernitana deve appoggiare o no, no, però se io non ricordo male, quando lo Tito è arrivato a Salerno era quasi fallita e l'ha lasciata in Serie A. Io non credo e non penso che abbia fatto così male, no? I numeri parlano chiari. Poi possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, il rapporto suo con la piazza con lui, quello che. Però a livello società, di quello che mi consta a me, lui non deve un euro a nessuno, pagava sempre tutti e la squadra l'ha lasciata in Serie A. Questo è un dato di fatto, sicuramente quello che dice il nostro Walter Lopez, in chiusura, Walter. Diciamo, mettiamo, sicuramente Petrarchi guarda la nostra trasmissione. Tu hai tanti giovani, no? Giovani sudamericani di bella speranza, diciamo di sicuramente che possono fare il caso della Salernitana. Ci sta qualche giocatore che hai che potrebbe dare una mano a questa squadra? Sì, giocatori ce ne stanno tanti. Il problema è che bisogna pagarli, perché se no non è Ecco quello il problema. Però sai, perché guarda, Petrarchi non ti chiama allora. nome, non dovrei farlo. Io sulla Salernitana andare a prendere Fabio Maestri, che se deve rilanciare, se deve rilanciare, conosce la piazza. A proposito, Io Fabio prenderei lui. Maestro, tra l'altro è stato alla spalla con Dal Monte, Sì. che è un giocatore che può. No, Però hanno giocato Gaetano, insieme, hanno quindi. giocato assieme, bravo, è un Sì. giocatore che ce l'hai tu in procura, mi sembra, lo gestisci tu.
Sì, le do una mano, le do una mano. Si era fatto il suo nome a Salerno. Non sono il suo agente, le do una mano. No, ma te lo dico così, dico, ti ho detto prima, non dovrei dirtelo, però capito. Secondo me è un giocatore che ci sta alla grande, conosce la piazza ed è lì. Ha giocato. Ci sono questi, ho visto pure Gennaro Tutino e devi andare su questi profili, capito? Gennaro Tutino, che tra l'altro, a proposito, Gennaro Tutino attende la chiamata della Sanitana, doveva andare alla Samp, lui sarebbe verrebbe volentieri a Salerno, però è chiaro che deve sbloccare la Sanitana. Petrachi lo vuole, è stato il primo nome, giusto, che ha cercato il DS appena arrivato a Salerno, è chiaro, anche perché l'amicizia che lo lega a Mario Giuffredi, la gente di Tutino, è chiaro che il problema è sempre lì, sono il cash, sono i soldi che purtroppo che non riesce proprio, non si riesce ad andare avanti, perché proprio c'è questo freno, c'è questo blocco che il presidente, il diktat del presidente Iervolino, che vuole che bisogna vendere i pezzi grossi per poter prendere un giocatore che ha un'esperienza e con caratura superiore agli altri. Sì, devi andare a prendere questi giocatori che conoscono la piazza, sono di categoria e possono fare bene, capito? Però come dici te, bisogna prima lì vedere la società, che input dal direttore, e lui poi si può muovere, no? Perché se lui inizia a chiudere operazioni, però non fanno le entrate, è difficilissimo. Perfetto, Walter, grazie, grazie mille, e in bocca al lupo e buon lavoro anche a te. Grazie, grazie Luca, un abbraccio grande. Ciao, salutiamo Walter Lopez. Allora Gaetano, abbiamo la schermata, restate con noi, anzi amici da casa continuate a scrivere, perché dopo Gaetano gli ultimi 5 minuti li dedicherà a voi. Allora Gaetano, ritorniamo sul mercato, vediamo un po'. C'è la schermata e la sintesi. La schermata, la sintesi, i giocatori che dovrebbero rimanere a Salerno, potrebbero rimanere, e chi è negli obiettivi. A proposito, noi abbiamo anche dei video, abbiamo dei video che abbiamo realizzato, grazie regia, in quella, gli ultimi giorni, che è realizzato dal nostro Lorenzo Portanove, la nostra Raffaella Sergio. Raffaella Sergio, che ringraziamo per l'ottimo lavoro. Ecco, siamo stati noi presenti anche a Divisondi, eravamo preparati anche diciamo in eventuale trasferta a Matera, poi si è detto che il terreno di gioco dello stadio Salerno, giusto, di Matera, non era in condizioni perfette, quindi si è poi diciamo fatto una come sempre qua succede a Salerno, marcia indietro, quindi praticamente si è ritornato, anche perché il Mary Rosi sembra ormai a posto, quindi non ci sono più vincoli, e dovrebbe essere appunto domani, sarà il teatro di scena della seconda parte di allenamento, di ritiro della Sanitana, quindi ritiro possiamo dire in casa per la Sanità, in attesa poi della Coppa Italia e del campionato. Allora vediamo anche, vediamo le immagini del punto del in quel spezzoni video in quel di Divisondo. Allora vediamo quello che i momenti di mercato, Gaetano, calciatori già andati via: Iannoni, Fazio, Wiseman, Gomis, Vignato, Basic, Martegani, Cianà, Gioa, Costile, Pellegrini, Manolas, mamma mia, Boateng, abbiamo tutti questi giocatori, Pasalidis, Gombi, Stewart, Candreva, Piroli, Quimesi, Motok e Gimenez, anche se Gimenez non è stato ancora ufficializzato alla Carrarese. Però domani non dovrebbe essere in gruppo. E né della Salernitana, va bene. Allora, questi giocatori, Gaetano, sicuramente se tu fossi stato l'osservatore o il direttore sportivo della Salernitana, avresti trattenuto, cioè in Serie B avresti convinto, cioè qualcuno, c'era Fazio che voleva diciamo rimanere, avrebbe anche chiesto di dimezzare il suo ingaggio pur di rimanere a Salerno, ecco, di Wiseman, Gomis, Vignato, Martegani, cioè chi, al di là di Cianà che comunque aveva mercato, molti di questi sono andati via, hanno rescisso, avresti trattenuto qualcuno? Secondo me l'errore clamoroso è Iannoni, perché tu l'hai prestato 3 anni per tenertelo pronto, il Perugia, che è una società di serie C, te l'ha soffiato per 400.000 euro. Mamma mia, anche perché però noi non avevamo l'operatore, cioè non c'era il direttore io sportivo. Io credo che Petrachi l'avrebbe riscattato, no?
Ma sì, anche perché non è che parliamo di Lampard, però è un centrocampista che è cresciuto in casa tua, è stato un anno ad Ancona, 2 anni a Perugia, mi pare che lo portò Castori, insomma, che era un suo grande stimatore, Sabatini addirittura voleva metterlo in prima squadra nell'anno del 7%, lo valorizzi e poi lo perdi, ma magari il Perugia lo venderà, ricaverà un paio di milioni di euro e devi morderti i gomiti, che secondo me gli annoni, poi al di là di Candreva, di Chiomber, che a me dispiace molto, però a livello insomma tecnico la scelta di Giannoni è una cosa incomprensibile. E di invece Gomber? Non se ne è parlato, chiaramente l'anno scorso ebbe questa offerta dagli Emirati Arabi e rifiutò per stare a Salerno, probabilmente quando ha percepito che non ci sarebbe stato il rinnovo e allo stesso tempo è arrivata l'offerta si saranno stretti la mano e certo, considerando che il ritiro sei partito con Lovato e Bron, potevi provare a ricucire anche con lui, è una cosa che non è stata ancora chiesta a Petrachi. Però Giombe tra l'altro non ha fatto nessun post sui social, sono molto sorpreso da questo perché comunque è stato tanti anni qua, ha vinto un campionato, è stato il capitano in Serie A. Il fatto che al momento sia uscito di scena col silenzio è molto strano. È molto strano sicuramente. Invece Wiseman, Velabin, non lo vedevi oppure niente? Martegani, no. Forse lo vedremo come avversario perché De Santis vuole portarlo a Palermo. Martegani in Serie A insomma era un altro passo, molto lento, giocava da solo. Aveva qualcosa sul piano però onestamente tra quelli che ha portato De Santis e quelli che ha portato Sabatini ben venga che non rimanga nessuno. Mentre i giocatori di entrata al prestito, Lovato, Daniluk, Mamadou Coulibaly, Modok e Gimenez, abbiamo detto Modok e Gimenez sono stati diciamo mandati altrove, Iervolino, Bonazzoli, Sepe e Valencia. Valencia non ti convince? Valencia secondo me è uno di quelli che potrebbe restare perché a parte che ha un ingaggio enorme quindi in Italia non lo prende nessuno, ma nel 4-2-3-1 di Martuscello potrebbe essere un giocatore che può stare sia a destra sia a sinistra, sia sulla tre quarti. È chiaro che a Salerno quando è stato chiamato in causa non ha fatto vedere niente, però magari in Serie B voglio credere che uno che è stato un nazionale cileno una partita discreta in Serie B la possa fare. Mentre le trattative in uscita che potrebbero portare altri soldi nelle casse della Salernitana sono Castellanos, Bradaric, Daniluk 5 milioni a Salisburgo, è un giocatore che comunque domani, come detto in apertura, rientrerà a Salerno dopo aver diciamo trascorso qualche giorno in più, anche perché è stato impegnato, anche se non è mai, non mi ricordo che ha giocato con la nazionale, però comunque gli spettava una settimana in più, 10 giorni di riposo, e quindi domani rientrerà, ormai la valigia sul letto, anche preparata quasi, no? Daniluk dovrebbe lasciare la Salernitana, Bonazzoli, Venezia, Coulibaly, Al Cagliari, pista est, diciamo sempre sta pista est, non so qual è sta pista, di A Lazio, Iervolino, Lega Pro. Quindi sono questi i giocatori che hanno potrebbero lasciare la Salernitana. La Carrese non vuole più i Menez, diamo questo aggiornamento, la Carrese visto che è stato preso tempo sulla forma del trasferimento sembra sia tirato indietro per gli Menez, quindi è stato chiamato da Petrachi e domani dovrà presentarsi al campo di allenamento. Quindi Menez, amici miei, ritorna a Salerno, come non detto, quindi peggio della mezzanotte non può succedere. Chiaramente è una confusione anche su questo, c'è il giocatore che tu dai. L'ha detto in conferenza stampa. Bravo, è andata alla Cararese, chiaramente che è una neofita in Serie B, si è scocciato, voglio aspettare, ci ho chiesto uno qua te lo tieni. Abbiamo anche credo che siano finite le schermate. Gli obiettivi non l'abbiamo messo. Mi sono rifiutato stavolta perché erano tutti 5% e 2%. Ah, quindi non ci sono, al momento non li ho messi. Non ci sono gli obiettivi. Ecco, però Gaetano, parlare un po' del mercato dell'entrata perché la gente vuole interessata a questa, no? Questo Tutino, si parla di Tutino, si parlano altri giocatori di Maita, però penso che Maita è più una trovata pubblicitaria del giocatore che accetterebbe di arrivare a Salerno, forse il suo procuratore, però io credo che il Petrachi si può anche piacere, però non ha mai, anche perché in Boari vorrebbe anche monetizzare. Certo. Certamente non è un giocatore che fa fare i salti di gioia, mo te lo dà e mo te lo toglie. Poi nel 4-2-3-1 ha giocato perché a Bari giocavano così, però non ha fatto come tutti i suoi compagni di squadra un grande campionato. Che te la dico lì, una scommessa della C Curcio, trequartista in questo 4-2-3-1 come centrale dei tre, no? Anche perché noi abbiamo seguito un po' la C, la Casertana, 60 gol in 4 anni, 30 assist, non è più giovane, però potrebbe dare una mano, visto il potenziale umano che abbiamo, potrebbe anche lui starci
tranquillamente. Ricordiamo Curcio del Catanzaro. Catanzaro, tra l'altro, vi posso dire che Caserta non vorrebbe lasciarlo andare via, partire, però lo scorso anno non si sono lasciati bene con Vivarini e pare che il presidente, a prescindere, l'abbia messo fuori rosa. Considerando che il budget è quello che è e che stai pescando anche giocatori della terza serie francese, io penso che un giocatore che poi non è più giovanissimo, quindi è un giocatore di esperienza. Anche perché Casetana con Fabiani tempo fa ci pensò. È un calciatore che ha tecnica, che ha dei colpi importanti, segna dei bei gol. Nel modulo del mister Martuscello sarebbe a meraviglia. Ma considerate che abbiamo preso tutti questi scommesse, cioè voglio dire, possiamo anche perché secondo no. me, anche perché poi è un giocatore forte, non è che in Serie B si scorda come si gioca, quindi gli la darei questa possibilità. Un giocatore se è forte è forte, se fa gol li fa in ogni categoria. Gaetano, vogliamo leggere qualche messaggio prima di chiudere? Anche perché, ripeto, abbiamo scelto di non percentuale, vedi, anche noi avremmo messo Jimenez 90%, 99%, poi vedi, e torna indietro, come significa che poi a volte non c'è tanta competenza, ma non dico del direttore, però un giocatore che era quasi per il viaggio verso la Toscana, ritorna indietro, cioè non è mai partito, forse perché è andato in vacanza e poi gli avranno detto: guarda, che devi venire a Salerno e non devi andare più in Toscana. E non si sa il motivo non lo sappiamo. Forse non si sa. Hanno fatto altre scelte, chiaramente. Quindi Jimenez ritorna a Salerno per adesso, poi chiaramente proveranno ad accederlo lo stesso. Sì, accederlo sicuramente. È un giovane, su questo forse il problema. Jimenez, il problema non è lui, il problema sono i contratti, quelli pesanti che fanno comunque, diciamo, gravitano sul punto. Sulle casse, sul monte ingaggi della Salernitana. Gaetano, allora c'è Francesco che sono tanti messaggi, molto arrabbiato con la società. Fateci fallire, ripartiamo dalla Serie D ma con dignità, piuttosto che essere trattati come gli ultimi da un presidente che non si sta comportando bene. Umberto è sulla stessa lunghezza d'onda e ritiene che questa sia la peggior società della storia. Ci segnalano quello che abbiamo detto, insomma, che Jimenez è di nuovo a Salerno. Carmelo dal Brasile, Gaetano Ferraiolo, Luca ci saluta. Come prospettato mesi fa, massima monetizzazione e poi cessione che voi, imprenditore abituato a comprare aziende in difficoltà, poi le rivende, guadagnerà anche stavolta e neppure poco, nonostante dica il contrario. C'è Cosimo che invece si schiera dalla parte di Iervolino, ritenendo che tutte queste ombre che noi vediamo attorno alla Salernitana non facciano bene, perché rimanendo, insomma, con questo organico, restando con questo organico, la squadra potrebbe vincere a mani basse la Serie B. Ovviamente però non resteranno tutti questi giocatori, quindi è un discorso molto teorico. Ci chiedevano se fosse vero questo discorso della Gabetti Sport. Sì, c'è stato questa chiacchierata sia in epoca Brera Holding sia adesso. Potrebbe essere questo gruppo a prendere il timone della Salernitana. In questo caso la figura di Colantuono sarebbe a rischio, perché porterebbero anche un direttore generale. Insomma, non si capisce Colantuono cosa farebbe, se non il responsabile del settore giovanile. Di Tutino abbiamo risposto, qualcuno insomma propone calciatori su Maestro, c'è un po' di divisione, perché chi lo ricorda volentieri, però arrivò qua che era giovanissimo, sì, dal Rieti, e chi invece pensa che è un calciatore che può fare però molto ragazzi, bene. Però ragazzi, io sì, Maestro sicuramente, però quanti giocatori di C dobbiamo prendere? Dobbiamo fare la C o la Serie B, la Serie Nana? Ci abbiamo messo 4 giocatori dalla C, prendiamo qualcuno, ecco, prendiamo il Tutino, facciamo un sacrificio, perché Tutino può essere trainante, può essere un giocatore che potrebbe poi aprire il mercato della Serie A, altrimenti portiamo giocatori che vengono dalla Serie C, il primo intoppo, perché ci vogliono, come ha detto, Gaetano, abbiamo finito? Sì, sì. Ah, come diceva Lopez, giocatori di personalità, perché verranno anche i momenti, verrà il momento, noi ci auguriamo di no, delle sconfitte, di partite perse, partite che Casana perderà sicuramente, e lì i giocatori di personalità devono cercare di poi di uscirne a testa alta, e non è semplice. Lo stesso Petrache, che oggi ha i consensi della piazza, le prime sconfitte, non credo che poi Petrache, beh, lo so che Petrache è uno che conosce bene il calcio, non glielo devo insegnare io, sicuramente ha messo in preventiva anche questo, Gaetano. Sicuramente sì, però io non so, tornando indietro, Petrachi accetta Salerno lo stesso, perché io non penso che si aspettava tutte queste difficoltà. Lui l'ha detto alla prima conferenza: chiedo a Iervolino almeno il sacrificio su un giocatore, perché poi gli assicuro che vendendone altri lo faccio rientrare delle spese. Se il tuo direttore sportivo ti fa una richiesta pubblicamente, Martuscello ne ha fatta un'altra perché voleva Anderson e non viene accontentato. Presa dalla nostra redazione proprio quel giorno,
tutti davano Anderson già pronto per partire, che stava già revisando il prima, anzi, prima della squadra, aspettava arrivare Anderson, aspettava la squadra, così non è stato. Quindi questo significa che le nostre fonti sono sempre sicure, siamo sempre tutto Salernitana, abbiamo credo tutte le notizie, al di là di tutto, le abbiamo sempre, diciamo, azzeccate, tutti quei nomi che sono stati accostati, abbiamo sempre fatto chiarezza, giusto Gaetano, questo possiamo dirlo, e quindi se continuate a seguire... Un'altra piccola raffica di commenti che leggo velocissimamente, sì. Francesco, non capisco, la società il Rapidino vuole vendere e monetizzare, ma di questo passo l'anno prossimo la venderà alla metà della metà, visto che sarebbe in Serie C. Ernesto ha la stessa preoccupazione, ci ha preso in A, ci vuole portare in Lega Pro anche con soddisfazione. Raffaele è vergognoso, ma anche in terza categoria una programmazione del genere, chi fa gli abbonamenti sta commettendo un grave errore. Carmelo ricorda il terzetto di Uric, Tutino, Gondo, che avrebbe fatto bene anche in Serie A. Stefano fa una riflessione giusta, Chirvino parla di progetto triennale per andare in Serie A, però poi si dimette, qual è la verità? Alfredo si chiede come mai Petrachi non si sia dimesso. Antonio, Chirvino con la scelta di mettersi da parte sta facendo una pessima figura imprenditoriale, per lui una sconfitta professionale. Continuate a guardarci ragazzi, continuate a seguire tutto salernitana.com, vi ho detto, cercheremo di stare sull'argomento, stare sulla notizia e cercare quanto, diciamo, di essere più attendibili possibile, perché il calciomercato è questo, oggi c'è, domani non c'è, però noi la notizia andiamo sempre a verificare, e ad oggi è questa la situazione, ahimè è questa la situazione. Tutino aspetta, fino a quando lo scopriremo solo vivendo. Intanto questa sera, per stasera è tutto, grazie, grazie per a te, aiuto. Saluto a tutti. Per quanto riguarda invece il focus sul mercato della sanità, dobbiamo attendere venerdì sempre ore 20, sempre su 6 TV, sperando di regalarvi qualche nome, diciamo, di un po' più altisonante. Grazie per averci seguito anche questa sera. L'appuntamento è a venerdì prossimo. Buona serata.